qua, prendono 10,50 e 3. Un'interpretazione un po' spiritosa di quello che viene considerato l'inferno. Signore e signori, a sta posto così, quest'oggi abbiamo gli armatissimi e gasatissimi Iguana Club. Benvenuti a sta posto così, carissimi. Sono caldi, eh? Ah, gente. Ragazzi, ma ci siete? Ci siamo. Si sentono le vostre voci, ma sono quelle registrate, noi vogliamo sentire quelle dal vivo. Ehi, ciao! È la prima, quindi siamo un po', capito, un po'... Siamo qui, sempre meglio la seconda. 6 e 2, sempre anche sul teleetere, come potete vedere. Salutate il pubblico a casa, ragazzi. Ah, c'è anche... Bravi. Ciao pubblico. Che allora, gran quello occhialuto alla radio, eccomi, non ve ne potrete accorgere, è Daniele, il Danny Drum. Yeah, sono io. E ci ha permesso di invitarli perché è stato l'anello ti ricordi? Di congiungimento tra Sta Posto Così e gli Iguana Club. No, l'anello sono stato io. Se ti ricordi. Ah, è vero, quella sera al mattatoio dopo una. Che mi hai chiesto qualcosa? Che mi hai chiesto? Io non mi ricordo che ti ho chiesto. È meglio che non lo diciamo che mi hai chiesto, perché mi sa che. Forse di accendere. Forse semplicemente sì. Semplicemente di accendere. Forse sì. Vabbè, alla mia diciamo sinistra, così, quindi alla destra di Daniele, c'è un altro Daniele. Daniele Sax. Ciao a tutti. Facci i cazzi subito. Basta? No, basta. Ecco. Studiate le parti. Daniele, alla sinistra di Danny Drum c'è Pino, che suona il basso. Lui. Ciao. Il santo del tuo. Adesso ci devi fare un'interpretazione del tuo basso con gli Iguana Club. Qui, dal vivo. Ecco. Lo sta facendo? Vai. È buono. Ricordiamo che era stato chiamato anche. Perché si parlava di cappello. Per suonare con i neri per caso, poi però. Si parlava di musica a cappella prima. Sì, sì. Evidentemente Pablo è rimasto un po' stanco. Capito. Spesso diciamo in testa. Vabbè, ma. Vabbè, ma, battute... ma non approfondiamo. Possiamo anche non ridere a queste battute e continuare a parlare. Pablo, però scaldati un attimo, perché veramente stai. Cioè, mi stai ammorbando. Ragazzi, io che vengo cos'hai da fatto? Una lunga giornata. Ieri sera è stata una dura notte. Ah sì? Una dura. Ah, quello che dicevi prima. Questi maledetti doppi sensi. Conosciamo un po' meglio gli Iguana Club, che vengono da Pomezia. Cambiato nome, Pomezia. Da Pomezia, e purtroppo Ponente. Quindi non potranno riascoltarsi nella replica. Bravo. A meno che non verranno dalle nostre parti o qui nelle zone di Aprilia e Lavinio. Infatti rosichiamo. Busseremo alle case di qualche casalinga. Avete in progetto già come addentrarvi nella casa? Sì, facciamo che andiamo tipo vicino, e imbocchiamo dentro una casa e non così. So, chiediamo, sequestriamo una la famiglia. Le battute degli Iguana Club. E dai, un applauso. Yeah, siamo anche forti. Loro gabarettisti, stiamo scoprendo sempre più dei musicisti che in realtà no, dovrebbero non lo sono. Fare un'altra carriera, quella di comici. Bene, andiamo avanti. Vabbè, dicevamo, siete la sua, anche voi una ska band? Sì. Vi non vi riconoscete in questo? Noi siamo ska, più ska che reggae in band, infatti. Non ho detto reggae, l'hai detto tu. No, perché la, sul come impronta ska, reggae, latin band, invece è molto più ska. È molto più ska. Siamo molto più bravi a fare lo ska. Senti che bella voce radiofonica. Anche voi siete amici degli Easy Skunkers, che vi hanno raccomandato e che salutiamo. Sì, salutiamo. Grandi. Se non fosse stato per Marsura & Company, voi non stareste qui, vi rendete conto? Quindi ringraziateli. Grazie di Skunkers. E spesso con loro, vero? Sempre, bello. Ormai sono gli Easy Skunkers, tipo marito e moglie. Ormai facciamo le cover degli Easy Skunkers. Fantastico. Noi vogliamo fare le cover di Easy Skunkers.